L'Antartide è un tuffo nell'ignoto. Quando arrivi in Antartide è proprio un incontro con la natura, lo stato puro, con questa vastità, no? E poi c'è da una parte, dall'altra c'è la vita di base che è come un piccolo mondo concentrato, perché siamo dalle 60 alle 80 persone che devono portare a termine tutta una serie di progetti in uno spazio di tempo molto breve, con priorità conflittuali tra di loro, in un ambiente che cambia continuamente, no? Quindi è un ambiente molto sfidante e secondo me è una metafora del mondo contemporaneo, perché il mondo contemporaneo è sempre più complesso, sempre più interconnesso, come è interconnessa la logistica in Antartide, e sempre più rivela la sua, appunto, la sua complessità, come accade semplicemente in Antartide, è come un'esperienza di vita accelerata. Quindi l'Antartide è un buon luogo di apprendimento, secondo me è una metafora di apprendimento, perché ci permette di vedere in uno spazio di tempo molto, molto breve quello che poi accade nella vita reale in tempi molto più lunghi. Questa sera abbiamo avuto il piacere di avere con noi come relatrice Chiara Montanari. Chiara è una donna italiana, ma soprattutto capo missione della stazione Concordia in Antartide. Questa sua esperienza lei l'ha sintetizzata e ci metterà a disposizione quanto quell'esperienza di un contesto così estremo oggi ci può far riflettere su qualche aspetto utile per la nostra quotidianità. Uno tra tutti, ad esempio, è la capacità di riuscire a prendere rapidamente delle decisioni che possono effettivamente cambiare le sorti non soltanto di noi stessi, ma di una piccola comunità.